Dopo 42 anni, lei è ancora qui. Ford Fiesta è la protagonista assoluta del mondo delle utilitarie. E nella prova di oggi proverò la settima generazione, l'ultima. Scopriamo com'è. Il frontale non è cambiato tantissimo dalla vecchia generazione e tutti i cambiamenti sono stati mirati a rendere più armonico e piacevole l'anteriore. I fari adesso hanno una forma triangolare e tondeggiante, un bel cambio di rotta rispetto al passato. Proiettori che possono essere alogeni di serie o full LED a richiesta. Tipica del Kinetic Design è la griglia centrale, in questo caso modificata rispetto al passato per accordarsi col resto delle linee più tondeggianti, meno spigolosa, ma comunque sempre fedele a quel design tipicamente Aston Martin. Equilibrata è l'aggettivo giusto per descrivere la linea laterale della Fiesta. Anche se la linea di cintura è tendenzialmente alta, la fiancata non è per nulla pesante. Anzi, le nervature, cerchi da 16 pollici, muso corto e spiovente tendono a snellirla parecchio. Oltretutto, tendono anche a dare una certa grinta. Ad essere stato stravolto però il posteriore. E vediamo che l'impostazione è decisamente più massiccia e matura, che dà l'impressione di essere più grande di quanto non lo sia nella realtà. La novità più grossa è la fanaleria a sviluppo orizzontale, piuttosto che verticale. In generale, fanali, lunotto piccolo, palurti grossi, sono questi a caratterizzare il posteriore della Fiesta. Salendo a bordo della Fiesta, beh, cosa dire? La vivibilità è molto buona, la posizione di guida è comoda, corretta, ogni comando è facilmente raggiungibile al posto del guidatore, quindi anche l'ergonomia è molto buona. Il design della plancia lo definirei semplice ma decisamente high-tech, dal momento che lo schermo da 8 pollici domina la scena. 8 pollici attraverso cui gestiamo il sistema Sync 3, il sistema, come sappiamo, tipico Ford, che funziona molto molto bene in quest'ultima evoluzione. Un comando per favore. Ho fame. Dove desidera cercare? Per favore, dica, nelle vicinanze o in una città. Nelle vicinanze. Per favore, dica una riga. In questo modo, sul display appaiono tutti i ristoranti nelle vicinanze. Beh, avete intuito insomma le potenzialità di questo sistema. Oltretutto, andando a inserire le destinazioni manualmente, possiamo inserire anche, esattamente come ad esempio Google Maps, direttamente magari il nome del ristorante. Oltretutto abbiamo l'integrazione Android Auto e Apple CarPlay, quindi un sistema multimediale sicuramente completo. Per quanto riguarda la qualità interna, direi che ci siamo. La parte superiore è rivestita in soft touch e morbida plastica. La parte inferiore, ok, plastiche più dure, ma sempre di una certa qualità e non danno una sensazione di povertà. Belli anche i sedili rivestiti in similpelle e tessuto, anche piuttosto contenitivi. Accomodandosi nei posti posteriori della Fiesta, una cosa è certa. C'è meno spazio di alcune concorrenti. Intendiamoci, in senso assoluto lo spazio c'è. Guardiamo lo spazio per le gambe e per la testa. Però è meno di alcune concorrenti, come dicevamo. In ogni caso si sta comodi, la seduta è comoda, anche se magari per i lunghi viaggi avrei preferito la presenza di un poggiabraccia centrale. Il bagagliaio offre una capacità di 303 litri in configurazione standard, 984 con sedili abbattuti. In compenso il vano è piuttosto regolare e ben sfruttabile. Il motore è un 1000 3 cilindri turbo tecnologia EcoBoost da 125 cavalli a 6000 giri, con una coppia massima di 170 Nm a 1400 giri. Lo scatto 0-100 è fissato in 9 secondi e 9, mentre la velocità massima è di 195 km/h. Sono dei numeri molto interessanti, ma sarà ancora più interessante provarlo. Non a caso questo motore ha vinto il premio come moto dell'anno, poi vedremo perché. Eccoci finalmente alla guida della Fiesta. Beh, se la Fiesta risulta essere sempre tra le più vendute in Italia, nelle classifiche generali, beh, forse qualche motivo c'è. E in effetti guidando questa nuova generazione appare subito evidente della bontà di un progetto del genere. La Fiesta si è sempre contraddistinta nella storia per la sua piacevolezza di guida e questa settima generazione non è da meno. Non tradisce le vecchie generazioni, non tradisce la tradizione. È una segmento B, è quella che un tempo chiamavamo utilitaria. Nel tempo però questo segmento si è evoluto e adesso le segmento B non ricoprono solamente un ruolo marginale come quello cittadino, ma anzi a volte ricoprono anche il ruolo di unica macchina.
Quella che sto guidando attualmente è una 1000 EcoBoost 125 cavalli, come dicevamo poc'anzi. Distinguiamo però tre tipologie classiche di utilizzo, quindi città, fuori città e autostrada. Beh, la città, inutile dirlo, è il suo terreno ideale. Le dimensioni non sono così esagerate, si parcheggia comunque bene, in più abbiamo la dotazione che ci viene in aiuto in questo senso. In questo caso il modello specifico che sto provando ha il sistema di parcheggio semiautomatico, sensori di parcheggio anteriori, posteriori e retrocamera. In più la Fiesta si dimostra agile e maneggevole in queste condizioni. Infatti lo sterzo è leggero, preciso, la frizione che sta leggera e ben gestibile, il cambio è una delizia. Un comando dagli innesti precisi, morbidi, mai contrastati. Inoltre c'è da considerare l'altro aspetto della guida in città, le sospensioni. Beh, l'esemplare in prova, pur avendo dei cerchi da 16 pollici con spalla ribassata, offre un comfort di grandissimo livello anche in città. Tutto viene filtrato nel migliore dei modi, quindi sconnessioni, buche, pavé, anche dossi. Quando usciamo dalla città però la Fiesta risulta essere comunque veramente valida. Il piacere di guida che dà questa vettura è un piacere di guida che non si ritrova facilmente nelle concorrenti. Come dicevo, lo sterzo è preciso, diretto, leggero sì, ma comunicativo. L'assetto invece è veramente ben studiato, morbido in città come dicevamo, ma che va benissimo fuori, tra le curve. Il comportamento in generale è neutro, ma al limite per gli utenti più smaliziati è possibile giocare un po' con retrotreno, quindi rilasso, magari giocare con il tira e molla, l'acceleratore, il retrotreno che allarga un po' la traiettoria, davvero divertente. E poi i freni, beh, un comando potente, ben modulabile, davvero ottimo. Stiamo comunque parlando di una segmento B, quindi tutto è rapportato a questa tipologia di prodotto, però bisogna dire che alcune caratteristiche di guida, di dinamica di guida, sono anche superiori a tante vetture di categoria superiore, ad esempio alcune segmento C. Quindi davvero un ottimo lavoro da parte dei tecnici Ford. E poi parlando dell'autostrada, beh, bisogna dire che anche affrontare un lungo viaggio con questa vettura non è una pazzia, come poteva sembrare un po' di tempo fa con un'utilitaria. Oltretutto, a facilitare la vita del guidatore in autostrada ci pensa la dotazione. Abbiamo infatti la possibilità di dotare la Fiesta del cruise control adattivo, che mantiene automaticamente la distanza dalla vettura che ci precede, il Bliss, che tiene d'occhio gli angoli ciechi degli specchietti, il sistema che tiene in carreggiata la vettura, quindi sterza anche autonomamente, chiaramente le curve devono essere di ampio raggio, però comunque tiene in carreggiata la vettura. E comunque non abbiamo ancora trattato del cuore pulsante di questa Fiesta, il motore. Come detto prima, è un 1000 EcoBoost 125 cavalli, un vero gioiello, spinge bene, spinge tanto e consuma veramente poco. Già al di sotto dei 2000 giri abbiamo tanta coppia, abbiamo tanta spinta, possiamo riprendere anche le marce alte senza alcun problema, senza utilizzare troppo il cambio, anzi. Anche in terza, in quarta, a 1500 giri la vettura spinge benissimo. E anche al di sotto del 1500. I diesel sono conosciuti per la coppia ai bassi, ma qui abbiamo un livello di piacevolezza di guida superiore. Abbiamo un motore benzina senza turbo lag che spinge sempre anche ai bassissimi regimi e non costringe all'uso eccessivo del cambio, quindi eccezionale sotto ogni punto di vista. E poi ok, la spinta ai bassi, ma nella progressione possiamo vedere una certa schiena ai medi e agli alti. E poi ci sono i consumi, anch'essi sorprendenti. Con utilizzo misto città extraurbano non è difficile stare sul 20 km con un litro. In città magari le medie salgono un po' perché traffico così, quindi siamo intorno al 15. E anche spingendo comunque i consumi non salgono di tantissimo. In definitiva, cosa possiamo dire di questa Fiesta? È una vettura che ha tante qualità oggettive, ha una dotazione sicuramente di livello superiore, ha delle qualità di livello superiore, che quindi in qualche modo giustifica il suo prezzo. La vettura che sto provando in questo momento ha un costo di circa 27.000 euro. Non è il prezzo che ci si aspetta certamente da una segmento B, anzi, però c'è da dire che ci sono tante qualità, sia intesa come dotazione, sia qualità proprio della vettura, che certamente giustificano un prezzo del genere. Inoltre poi comunque stiamo parlando di prezzi di listino, ma sappiamo benissimo che Ford ha una
politica commerciale molto aggressiva, con grossi sconti, quindi sono prezzi che vanno presi con le pinze. Bene, siamo giunti al termine. Se vi è piaciuta la prova, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao!